Presidente Elisabetta Derrico, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Intanto ben trovata su Giustizia Caffè. Grazie, buongiorno. Grazie a voi per avermi contattata. Allora, il post inaugurazione dell'anno giudiziario da nord a sud della nostra penisola è stato caratterizzato in particolare, nello specifico, dalla protesta degli avvocati nei confronti della riforma della sospensione della prescrizione voluta dal ministro Alfonso Bonafede. Manifestazioni e proteste, in alcuni casi eclatanti e in altri casi striscianti, nei confronti del ministro, quindi del Guardasigilli, ma anche nei confronti, ad esempio, il caso di Milano, con la presenza del dottor Piercamillo Davico, magistrato, tra l'altro, ex Mani Pulite, attualmente presidente di una sezione di un ramo della Cassazione, e membro, tra l'altro, del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa riforma della prescrizione, così com'è, voi dite, chiaramente come ordine degli avvocati, sparsi per l'Italia, non va bene. Non va bene perché poi a rimetterci, alla fin fine, sono i cittadini. Certo, la riforma della prescrizione non va bene perché, visto che si vorrebbe in qualche modo abbreviare i tempi del processo penale, che certamente ha dei tempi lunghi e sui quali quindi bisogna ragionare, certamente l'abolizione della prescrizione, perché chiaramente di abrogazione si tratta e non di sospensione, ma di abrogazione, determinerà in realtà il processo eterno. Processo eterno perché evidentemente non avendo più lo Stato un tempo determinato entro il quale terminare un processo è inevitabile, visto che già i numeri li conosciamo, perché sono stati peraltro anche appunto nel corso dell'inaugurazione giudiziaria, cominciata dalla Corte di Cassazione, indicati i procedimenti che arriveranno nel momento in cui appunto sarà abrogata la prescrizione. Beh, credo che sia assolutamente sbagliato, non solo per l'imputato, ma anche appunto per le persone offese che si ritroveranno per tutta la loro vita ad attendere che sia pronunciata una sentenza, che sia di condanna o di assoluzione. Quindi è un progetto assolutamente, una legge assolutamente sbagliata, che va modificata, che va anzi abrogata, per quanto pensiamo noi avvocati. Ecco, Presidente Derrico, però il Procuratore Generale di Milano, di fronte alla presenza del Ministro, davanti al Ministro, non è che proprio le ha mandati a dire, le ha detto: guardi, Ministro, questa riforma è assolutamente A profili incostituzionale. incostituzionali, Il sì. Ministro però ha risposto, ha replicato a stretto giro di posta al termine dell'inaugurazione, di fronte a favore dunque di microfoni e taccuini, dicendo: se fosse stata incostituzionale non l'avremmo portata avanti, non avrei sposato questa causa. Fatto sta che le parti continuano a rimanere agli antipodi. Le parti rimangono, continuano a rimanere agli antipodi, non c'è dubbio. Guardi, anche ieri sera ho avuto modo di assistere ad un confronto fra il presidente Cajatta e il presidente Davigo. E appunto anche il presidente Davigo diceva: ma il presidente della Repubblica questa legge poi l'ha firmata, per cui profili di incostituzionalità non ce ne sono. Beh, insomma, è un po' riduttivo quello che si dice, nel senso che poi, voglio dire, la prassi di tutti i giorni è che le leggi vengono firmate, ma poi i profili di incostituzionalità ci sono, emergono e la Corte Costituzionale interviene. È evidente che è una norma incostituzionale perché è in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, perché è in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Quindi credo che sia abbastanza evidente e credo appunto che il Procuratore Generale, dottor Alfonso, abbia detto un qualche cosa che effettivamente corrisponde alla realtà. Ecco, Presidente, se la prescrizione vi fa arrabbiare, intendo come categoria degli avvocati, sicuramente vi getta, vi porta sul piede di guerra l'essere additati come principali responsabili delle lungaggini della macchina della giustizia. Guardi, la prescrizione ci fa arrabbiare perché appunto noi tuteliamo il cittadino, non tuteliamo noi stessi, quindi non è un qualche cosa che tocca all'avvocato, questo credo che debba essere molto chiaro. La prescrizione ci fa arrabbiare perché è una norma appunto punitiva nei confronti del cittadino, sia che sia imputato, indagato o persona offesa. Ci fa molto arrabbiare anche il fatto che si addossi a noi la colpa della lungaggine dei processi, perché in realtà non è così perché lo dimostrano le statistiche, perché certamente almeno il 60% dei procedimenti si prescrive prima di arrivare innanzi ad un giudice, prima che venga pronunciata una sentenza di primo grado. Questi sono i dati, e allora bisognerebbe chiedersi appunto per quale ragione i processi arrivano a dibattimento quando sono già prescritti. La ragione è semplice: vi è un'obbligatorietà dell'azione penale che andrebbe probabilmente rivista,
vi è una mancanza di risorse, sia umane che materiali, e conseguentemente si scelgono i processi che devono andare avanti tramite criteri di priorità, rimangono chiaramente fermi quelli che non rientrano nei criteri di priorità. Questo è il dato. Sappiamo tutti che se gli avvocati o gli imputati chiedono un rinvio per legittimo impedimento, il termine della prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene fissata la successiva udienza. Quindi, come dire, è infondato quello che si dice. Presidente, qual è la situazione al Foro di Bologna, intendo dal punto di vista delle pratiche e quindi dei dibattimenti, degli incartamenti penali e civili rispetto al piano nazionale? Ingolfato il tribunale, avete particolari problemi da evidenziare e sui quali volete lanciare un appello? Beh, abbiamo sicuramente un problema che è nazionale, cioè quello della carenza di magistrati e della carenza di personale amministrativo, su questo non c'è dubbio. E, sicuramente c'è un problema perché c'è un imbuto fra il primo grado e il secondo grado, i procedimenti rimangono fermi per molto tempo, la Corte d'Appello cioè, non riesce ad affrontare e a trattare tutti i procedimenti che pervengono dal Tribunale, questo è un dato pacifico. Il problema credo che sia comune a tutti i tribunali italiani. Occorrerebbero appunto più giudici. So che il Presidente del Tribunale ne ha richiesti, so che ne arriveranno, ma ne arriveranno in numero assolutamente insufficiente per poter far fronte a quello che è il carico di lavoro. Peraltro evidenzio che, come voi sapete, c'è stato un aumento importante a causa dei ricorsi sulla protezione internazionale, quindi i giudici che arriveranno in parte dovranno affrontare anche questo problema, quindi sicuramente le risorse sono insufficienti. Il problema, siamo in attesa di un trasferimento del Tribunale perché gli spazi sono insufficienti, dovremo trasferirci entro l'estate, speriamo. Abbiamo un serio problema con l'organismo di mediazione che abbiamo dovuto chiudere perché ci sono problemi strutturali, siamo in attesa di capire, visto che l'organismo di mediazione per legge deve stare dentro i locali del Tribunale, siamo in attesa di comprendere quale sarà la nostra sorte. Avete dei problemi anche voi sicuramente al Foro di Bologna, Presidente Enrico. Le chiedo un'ultima cosa, ha letto dell'ultimo annuncio del Guardasigilli Bonafede che ha detto è tutto pronto, sul tavolo c'è la riforma del processo penale, sarà portata nei prossimi giorni nel Consiglio dei Ministri. Sì, noi siamo in attesa di poterla leggere, la riforma sta girando, ci sono sicuramente delle cose che non vanno bene, ad esempio per quello che penso io, chiaramente questo è il mio pensiero, il giudice monocratico in sede di appello non può andare bene perché occorre che rimanga la collegialità. Adesso ci sono al momento di ordine che ce l'ho, ne ho letto solamente un pezzetto, certamente c'è da modificare, secondo me l'udienza preliminare, occorre che l'udienza preliminare diventi un luogo dove il giudice effettivamente può decidere se questo soggetto deve affrontare un processo oppure se deve essere prosciolto. In questo momento chiaramente quello è uno dei punti che fra l'altro gli avvocati insieme al tavolo, insomma il Ministero e anche la magistratura avevano evidenziato alcuni punti importanti da modificare rispetto appunto all'udienza preliminare. Verificheremo con grande attenzione quello che il Ministro ci propone, certamente credo che gli avvocati non siano disposti ad accettare ulteriori riforme che violino fortemente i principi costituzionali a partire dalla riforma appunto delle impugnazioni. Presidente Elisabetta D'Arrigo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, grazie di aver risposto al nostro invito e di essere stata su Giustizia Caffè. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.